Wow. Allora, io sono pronta, mi sono lavata, intruccata e ovviamente vestita e adesso sto aspettando mio papà che mi venga a prendere perché andrò in chiesa con mio fratello e poi da mamma ovviamente e niente, mangeremo presto, si spera, così poi finalmente, come vi ho detto anche su Instagram e credo anche sulla pagina Facebook, finalmente vedrò Nicole. Sì, ebbene sì, andrò all'incontro di Nicole, di chi sei mica, 01, questa porta che continua a chiudersi. Il tempo non è molto convincente, però vabbè, se parlo ancora piano, sottovoce, è perché Angelo sta ancora dormendo, perché è tornato tardi da lavoro e quindi sta ancora dormendo. No, il tempo è abbastanza grigio, però speriamo regga. Quindi niente, oggi vi porterò con me, spero stia riprendendo qualcosa, oggi vi porterò con me all'incontro di Nicole. Sono troppo agitata, mi devo calmare, respiriamo, perché sono troppo agitata, però è la contentezza, non è per nient'altro, è soltanto felicità perché aspettavo questo momento da anni e ora sembra che, non so, sembra che sia venuta qui apposta per me perché è vicinissimo il mio paese, quindi oddio, vicinissimo, e comunque vicino rispetto a, ad esempio a Salerno o Napoli, quindi sto morendo, però di gioia. Allora, sono da mamma. Mamma adesso non può salutarmi perché è in braccio il nipotino, però spero di non sporcarmi. Comunque sono da mamma e si sta per mangiare, vi faccio vedere che cosa ha fatto oggi. I piselli col sugo, buonissimi, davvero. Poi ovviamente il sugo con le braciole di carne, non so se in italiano esattamente si dica braciole di carne, ma comunque sono gli involtini di carne con dentro aglio, formaggio e vabbè, quello comunque, ok. E qui c'è l'acqua per la pasta, quindi in sostanza questo è il nostro succolento pranzo. Ah, ho preso anche, vabbè ora non si vedrà, comunque ho preso anche i babà napoletani per Nicole, perché sì, perché ci vuole, perché so che lei e Nil sono molto golosi, quindi sì, i babà ci volevano perché sono la specialità nostra e sono i più buoni del paese, cioè sono ottimi, quindi non potrà che apprezzarli. E niente, noi tra poco pranziamo e ci vediamo più tardi. Mi sale l'ansia sempre di più, voi non potete capire. Sono le 2 meno qualcosa. E Nicole mi ha appena risposto al commento. Sto morendo. Perché io sapevo che era dalle 3 alle 6 e mezzo. E invece lei ha postato una foto con scritto che ci vedevamo alle 4 e mezzo. Allora io ho chiesto, ma non erano le 3? E giustamente è ignorante quale sono, lei mi ha risposto che il centro commerciale apre alle 4:30. Super figura, perché io sono di qua, dovrei saperlo. Però dettagli, nel frattempo sale l'ansia. Io mi sarei già postata lì davanti come una non so che, però qui dicono di aspettare, quindi ok. Vabbè, siamo ancora qua, ci stiamo scaldando con la stufetta, intanto io muoio. Nel frattempo muoio. Si è svegliato il mio nipotino, quanto è carino. Ciao mamma, saluta, domattina non si vede. Ciao mamma. Ciao. Ciao. Ciao.
quel patatone che vedete, quello è il mio nipotino. Non lo faccio vedere direttamente in faccia perché è piccolino per la privacy. Capite, no? Oh, che amore, vabbè, adesso scappo da lui. Lo so che questo vlog non è niente di esilarante, ma abbate, sì, abbate. Abbiate pietà, sono agitatissima, sono troppo emozionata, giuro. Perché voi sapete il mio amore per Nicole, no? Quindi sto morendo. Stiamo andando! Sto morendo! C'è mio fratello davanti che è tipo un carceriere ormai rassegnato, cioè l'ho praticamente obbligato a venire con me perché deve per forza, perché siccome sto girando il vlog, dopo quando sarò lì, siccome sarò ancora più morente, oddio, ancora più morente, dovrà testimoniare il fatto che io sono andata, quindi va bene, siamo per strada. Vedremo un po', visto che manca ancora tipo un'ora, però è meglio andare. Vedremo un po' come succede. Sarebbe proprio bello vedere arrivare Nicole, sarebbe proprio figo, però vedremo. Quante ragazze ci saranno, quante persone ci saranno. Io che dicevo, spero che non ci sarà nessuno. Che bastarda che sono. Ma non per Nicole, perché almeno così riuscivo a vederla, non riuscivo a stare qui con lei, però è ovvio che come me ognuna di noi deve avere la possibilità di incontrare Nicole. Sono felicissima, spero di riuscire a fare la foto con Nicole, di avere il suo autografo, comunque di avvicinarmi a lei. Vabbè. E sì, vuoi dire qualcosa? Che un'ora è composta, 60 minuti e dobbiamo aspettare un'ora là fuori, ma stai bene. Che poi per non parlare di tutte le ore che tu sta dentro. Ma sto morendo. Bene, noi ci stiamo accingendo ad andare a Pagani. Jumpy Tech! Che Sì. sia un avviso, vedi, vieni pure tu a Pagani. Capito, Jumpy Tech, se mai guarderai questo video e Mai! ti sta avvisando di venire anche tu a Pagani. Non ti venga a prelevare. Cioè, io se ci penso, no, è una cosa incredibile il fatto che Nicole sia a Pagani. Non è vero, cioè, non è vero. Ma è la troll. Non è vero, Nicole non è a Pagani. Secondo me io arrivo lì e alla fine vengo a sapere che era Pagani di un altro posto, tipo. Muoio, muoio. With my heart, got it down to an art, your eyes. Stiamo aspettando! Volete essere riprese? Apro le 5. Siamo davanti al Pegaso, l'entrata posteriore. Sì. E vabbè, perdonatemi perché oggi sono dislessica, non riesco a parlare, non so nemmeno io cosa, però vabbè, l'emozione, perché Nicole, lo sapete, no? Ve ne ho già parlato, per il mio amore per Nicole e per qualche altra youtuber. Quindi boh, sono qua con altre due ragazze, però ce ne sono parecchie anche dall'altra parte. Mio fratello che mi abbandona e se ne va. Ma cosa? Perché mi abbandona? Vabbè, comunque spero di riuscire a contenermi, non piangere e riuscire a dire quello che devo dire, ma tanto non succederà, succederà, cioè voglio dire. Stiamo tipo scrutando ogni macchina, ogni persona, sospetta. Tipo che sto morendo. Ci denunciare. Stiamo facendo le stalker. Ecco, sì. Vabbè.
Chissà se questo vlog si capirà qualcosa, sarà tipo tutto alle 17. Chissà, vabbè, noi ci proviamo. Se mai metterò i sottotitoli, mi dispiace, però. Capitemi. E se qualcuno di voi segue Nicole, me lo scrive giù nei commenti, perché così festeggiamo insieme il nostro evento. Tenete duro, ce la faremo. Mi sta tipo crollando il braccio. Ok. Ma non mi hai fatto il colore, ma... If I had my way, I had my way. Cosa vogliamo? Oddio! Nin! Nin! Facciamo tutti un applauso a Nicole. Ciao Nicole! Ciao! 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 Un saluto a Cristina. Ciao Cristina, un saluto da Nil. Grazie. Tra poco mia sorella ti porterà del cibo. Veramente? Sì.
del babà, dei dolci. Il prima possibile però. Sì. Fra poco viene. Ciao. Ciao. Neil, è lì. Dov'è? Lei per prima. Ciao Nicole. Ciao. Nicole, puoi salutare un attimo Cristina? Tempo di tempo. Oh, Cristina, ti mando un bacione enorme. Grazie. Neil, sta arrivando il cibo. Giusto di qua. Cri con Nillo! Questo è il cibo. È il cibo di cui tu parla. Un'altra foto, è con lei. Vuole fare. Facciamo una foto! Sì, sì, anche 10. Ti aspettava! Anche ci ha portato i dolcetti lei. Nillo, me ne puoi fare uno anche a me. Io sono ancora qui tipo stalker, mi sto stalkerando, però non me ne vado. E ce l'ho tipo di faccia? Cioè io sto morendo, tipo Nicole e Neil di faccia. Non so se mi spiego. Sto morendo, cioè li sto stalkerando. Qui c'è il banchetto con le cartoline. E io non mi stacco, non me ne vado. Perché no, perché è soltanto oggi, quindi devo godermela tutto. Ah, ma come sono messa? Ma finché l'ha portata la pizza non ci posso creare. Due ragazze. Mi sto scappando. Sono altissimi, veramente. L'hai visto? Mi sento tipo una nana. E c'è ancora tantissima gente. Sì, ce n'è tanto. No, una pizza. Poi ho dato proprio per Flavia. No. No. Cosa ci dici di questa esperienza che non volevi nemmeno venire? Okay. Ok. Sei contenti di aver visto il mio No. Lui è impazzito, io sto morendo, lui è impazzito. Neil, non basta una scatola. Non stai registrando niente. A che ora avete l'aereo, Neil? Alle 8.25. Ah, alle 8? Però, mentre non arrivi. Prima devi essere là. Io tipo vi sto stalkerando. Kiss, it twists me, blurring the line.
non si sentirà niente, ma io colpo in mano. Vabbè, comunque, l'incontro di Nicole è finito e io sto tipo ancora tutta imbambolata, no? Però posso dire che dal vivo era bellissimo, ancora più bella dal vederlo in sullo schermo. Oh, io sto ancora tra le nuvole, sto ancora sognando, quindi non so dire ancora niente, magari più tardi quando mi riprendo riuscirò a fare qualche discorso sensato. Giusto? Vediamo la grafica, vedo il grafico. Ah. Sì, sì, si vede, minchia! Fatto con una patatina!